Ragazzi miei, benvenuti dopo tantissimo tempo in un nuovo video caricato sul bene comune. Dopo la live che avete visto tempo fa, che se non avete visto vi invito a vedere nelle schede in alto a destra, uno dei primi video fatti effettivamente per mostrare un progetto, un qualcosa. Parlai dei progetti che avevo per l'Italia durante il primo video caricato su questo canale, il nuovo miracolo italiano, 5 fasi, che trovate anch'esso nelle schede. Però ho deciso di usare questo canale anche per mostrare progetti, per mostrare idee, per mostrare qualcosa che magari anche in futuro potrà tornarmi utile per avere un punto su cui minimamente partire. Perché lo considero anche un po' come un archivio personale questo canale per tutte le idee future che potrei avere. Benvenuti quindi al primo, diciamo, episodio in cui esprimo informazioni o progetti. In questo caso il primo progetto che è venuto in mente riguarda la regione utopisticamente potrei essere governato. Quindi parliamo di un progetto che vorrei che la giunta attuale o la mia in futuro, chi lo sa, potesse realizzare. Ovvero per quanto riguarda una nuova e completa gestione delle linee metropolitane. Ho delle idee, insomma, per nuove linee metropolitane che per la realizzazione mi sono fatto aiutare anche da un aspirante geometra piuttosto bravo, di cui trovate tutti i crediti se entrate nel server del bene comune che trovate in descrizione. Però prima di, diciamo, esprimere queste idee, è giusto fare una carrellata delle linee attuali. E visto che devo parlare delle linee attuali, perché non farlo in ASMR? L'origine della metropolitana di Napoli risale a circa la metà degli anni 60 / inizio anni 70. Un progetto reiterato molte volte, poi portarlo a compimento verso gli inizi degli anni 90 da Antonio Bassolino. Costui creò infatti la prima linea a Vanvitelli con gli Aminei, che venne in seguito allargata da Piscinola fino a Piazza Garibaldi. La linea 1 attualmente è in fase di completamento e dovrà essere completata pienamente, completando tutto il cerchio in circa 25 km di linea. Abbiamo poi la linea 6, la linea azzurra, che essenzialmente collega le zone della prima municipalità facendo da interscambio con la linea 1. Poi abbiamo alcune linee ferroviarie, abbiamo poi la linea 7, la circumflegrea, che passa per tutta la zona ovest del comune e della provincia di Napoli. Poi abbiamo anche la nuova in produzione, la linea 10, che attraverserà tutta l'area nord e alcuni quartieri del nord e centro di Napoli. E per conclusione abbiamo anche alcune linee che attraversano il comune della sud provincia, ovvero quella che attraversano Portici e Torre del Greco tramite linee ferroviarie. Qui di seguito potete avere una visione completa di tutto il primo progetto fatto nel 2011. Insomma, la linea metropolitana di Napoli ha davvero dietro di sé una storia lunga, una storia che merita di essere raccontata, generalmente quindi una storia che ripercorre anche un po' la storia della stessa città, che ha visto dei miglioramenti, dei peggioramenti e dei miglioramenti alternarsi in modo continuo. Ma una cosa è certa, la linea metropolitana nel corso degli anni è sempre migliorata sempre di più, finché proprio negli ultimi 2-3 anni De Luca non ha dato uno sprint al progetto, finanziandolo di circa 500 milioni di euro, portando al compimento di tantissime nuove linee metropolitane. Ciononostante, io credo che si possa fare ancora molto altro, e questo molto altro grazie anche a un certo geometra di cui, ripeto, troverete tutte le informazioni se andate in descrizione nel bene comune. Credo si possa quindi aggiungere del molto a questo progetto. Quindi vi mostrerò, guardando qui, tutto quel a cui ho pensato, sia nella sua versione fisica che nella sua versione politica. Ovviamente prima di fare queste cose ho pensato sia alla natura urbanistica del luogo, sia alla natura soprattutto fisica. E mentre la natura fisica permette benissimo in moltissime zone di creare queste connessioni, in altre zone purtroppo dal punto di vista urbanistico c'è bisogno ancora molto da vedere e molto da osservare, perché nel mentre alcune linee sono perfettamente fattuali, altri purtroppo hanno bisogno di qualche compromesso o comunque di rado, o comunque difficilmente alcune si possono fare. Infatti questo progetto già ha avuto molti tagli rispetto alla sua versione iniziale, che era veramente utopistica. Partiamo dalla prima linea, la più importante,
La linea C. La linea C essenzialmente è una linea che collega un po' tutto il sud casertano. Tocca circa 250.000 abitanti, toccando picchi di 300.000, considerando la gente che va al mare a Mondragone. E essenzialmente, fisicamente si può fare, in quanto tocca una pianura, una zona pianeggiante. Si può fare anche urbanisticamente, visto che in queste zone ci sono molti, ma davvero molti punti poco urbanizzati, che quindi possono avere delle metropolitane sia su suolo sia sottosuolo. Forse sarà giusto farla sottosuolo dal punto di vista del comune di Mondragone, dato che il collegamento diretto è Acerra, Ersa e Mondragone. E la lunghezza totale di questa linea si aggira intorno ai 30-35 km. Il prezzo dovrebbe essere abbastanza basso, su 100 milioni di euro, ma anche di meno, e dovrebbe essere essenzialmente una metropolitana, la linea rossa, la linea C, una linea che collega il sud casertano e che quindi permette un collegamento diretto di tutta la gente che insomma vuole andare per quelle zone lì, e anche un giro economico niente male. La linea più facile da fare è anche una delle più redditizie. Poi passiamo a una linea ferroviaria, ovvero la linea 11. La linea 11 sarà puramente ferroviaria, e mentre alcune linee sono già collegate, già esistono, come la Napoli-Salerno e la Napoli-Caserta, bisogna creare dei collegamenti ferroviari anche verso Avellino. Un collegamento ferroviario verso Avellino, con poi un ulteriore collegamento che sia ferroviario o metropolitano verso Benevento, in modo tale da collegare pienamente tramite la linea 11 e la linea 11B tutti i capoluoghi della regione Campania, visto che per ora gli unici collegamenti presenti sono appunto Salerno, Napoli e Caserta stessa. Insomma, sicuramente dei collegamenti niente male, certo, però è giusto che anche le altre due province, seppur meno abitate, possano collegarsi con le altre zone. Bene. Passiamo a delle linee importanti, ovvero la linea 12, la linea azzurra che vedete nella mappa. Una linea proprio partenopea, infatti vuole collegare le zone di Portici via metropolitana, anche se già sono collegate via treno. Perché? Perché poi si collegheranno tramite Portici a via Torre del Greco e poi si dilungheranno in due bivi. Un bivio che corre verso Portici e uno che corre verso Castellammare di Stabia, che ti permette quindi di raggiungere anche il parco regionale. Questo non solo permette un giro economico in tutta la regione veramente enorme, ma grazie a piccoli costi, visto che la linea è veramente irrisoria, misura meno di 25-30 km, quanto misura praticamente la linea 1 di Napoli, quindi tramite prezzi bassi, tramite gestioni basse, tramite una semplice intercambiabilità tra quella che va verso Pompei, perché il bivio, attenzione, passa appunto Portici, Torre del Greco, poi crei un bivio che va sempre verso Pompei e verso Castellammare di Stabia. Facciamo appunto un interscambio che permette di andare o a Pompei o a Castellammare di Stabia. Tu così, da Napoli centrale, hai essenzialmente collegato 500.000 di abitanti nel nulla, dal nulla. Così è un giro economico assolutamente niente male. Il prezzo della metropolitana, purtroppo, e la sua fattibilità, purtroppo anche questo, non sono certe, visto che comunque la urbanizzazione a Napoli, sappiamo tutti, è abusiva e tantissima ed è complicata da gestire. Infine, la linea S, senza considerare quelle linee di pullman che dovrebbero starci per tutta la provincia di Avellino, visto che dovrebbero essere assolutamente aggiornate, la linea di pullman tra Acerra e Napoli e la linea di pullman tra Castellammare di Stabia e Sarno. Poi dei collegamenti ulteriori, infine, tra Salerno, Battipaglia e girando anche per Agropoli. Insomma, un collegamento, questa linea S, che è la più ambiziosa ma anche la più difficile da fare. La lunghezza infatti è molto lunga e si aggira intorno agli 80 km. Forse è meglio farla ferroviaria piuttosto che farla metropolitana, però sicuramente è utile, sicuramente serve, perché collegare tutte questi comuni via treno a prezzi vantaggiosi conviene essenzialmente, visto che il prezzo ferroviario non sarebbe nemmeno troppo alto, i chilometri da percorrere permetterebbero di collegare tutta l'area di nord e centro Salerno, e in totale diciamo che i chilometri fatti appunto sarebbero, le persone collegate in modo urbano sarebbero circa 500.000, non da poco, che ne dite? Insomma, in poche parole, questo progetto è una bozza, una semplicissima bozza di cui mi andava di parlare, una bozza che spero possiate apprezzare, una bozza di cui non parlerò oltre, probabilmente la ripescherò quando avrò più dettagli sull'urbanizzazione dell'intera regione Campania, non ora, visto che non ho dettagli approfonditi. Probabilmente non l'avrò mai, sempre se salissi mai, ma manco nella regione, ma anche solo nella giunta regionale.
tutte utopie, ragazzi, ma ricordatevi, sognare è bello. E noi ci salutiamo, perché questo progettino è stato lungo, ve l'ho spiegato in modo abbastanza riassuntivo, vi ho spiegato i costi, i chilometri, le persone, diciamo, potenzialmente raggiungibili da questi servizi. Purtroppo per Avellino e Benevento è impossibile operare, visto che ci sono molte, moltissime montagne. Al massimo possiamo, come ho detto precedentemente, collegare i capoluoghi per via ferroviaria. E noi ci salutiamo e ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ci vediamo. Episodio. Trovate il bene comune in descrizione e oltre a questo trovate anche nelle schede sia il canale principale che in descrizione nuovo il canale Twitch. Ci vediamo al prossimo video, bye, ragazzi. Napoli mille colore. Napoli mille paura. Napoli a voce e creatura. Cassare.